Professor Calvesi, ritiene che l'arte abbia ancora la possibilità di salvarsi e di salvare dalla banalizzazione, dalla confusione percettiva del nostro tempo? E faccio riferimento in questo cammino anche all'opera del maestro Sughi. Ma appunto la mostra di Sughi si eccepisce dalla produzione attuale perché non solo perché è in una linea nobilissima della tradizione, ma per la qualità pittorica che va molto al di là dei risultati attuali di molti artisti che così navigano un po' in questa confusione attuale nella quale è difficile anche orientarsi. Veramente c'è stato un degrado dell'arte, no? Argan parlava di morte dell'arte, direi che l'arte non è morta, non può morire, e lo dimostrano appunto artisti come Sughi, ma anche alcuni giovani, però indubbiamente c'è stata una degenerazione dell'arte, cioè accanto all'arte, intorno all'arte sono fiorite delle metastasi, direi, insomma, delle forme di sconcertanti che così si appoggiano su questa visione globalizzante per cui un artista è valido a questo punto soltanto se è orientale o africano, oppure è valido solo se non dipinge ma usa oggetti, eccetera. Queste sono tutte, diciamo, aberrazioni che sarà difficile che vengano risanate, sarà difficile che questa moda passi. Si è creato, diciamo, un filone, come dire, parallelo all'arte, una specie di bazar, una specie di Walt Disney City, no? che sta un po' a parte da sé, e però intanto c'è l'arte vera che continua a prosperare, insomma, che continua a nascere. Ecco, il caso di Sughi, credo che, vabbè, Sughi ormai ha 80 anni, ha superato gli 80 anni, quindi non è certo un giovane, ma è un esempio di come quel filone di pittura realista, diciamo, tradizionale nel senso della figurazione, che era stato anche esecrato dalle avanguardie, in realtà anche quello ha prodotto dei risultati altissimi, e oggi possiamo dire che Sughi è il massimo rappresentante di quella tendenza, probabilmente anche più seducente dello stesso Guttuso, insomma, ma sono due grandi artisti che vanno messi più o meno sullo stesso piano e che hanno portato avanti addirittura questo messaggio così della figurazione. Quando imperava l'astrattismo, poi l'informale, poi dopo già con la pop art ci fu un rimescolamento di carte, sembrava che tutto potesse tornare in una armonia dialettica, eccetera, ma poi invece alla fine c'è stato questo debordare nelle forme più stravaganti che ha finito per confondere totalmente le acque, per cui oggi veramente è anche difficile dire, perché poi a questo si accoppia un moltiplicarsi degli artisti che diventano migliaia di migliaia. No, dicevo, penso, come dicevo prima, che l'arte tradizionalmente intesa, cioè come pittura e scultura, nei suoi limiti, diciamo, più o meno espansi, perché va bene certe performance, certe installazioni possono rientrare nel percorso di un'arte dignitosa, eccetera, continuerà ad avere i suoi sviluppi, i suoi protagonisti, mentre fiorirà, insomma, accanto, ma sempre più distaccandosi, secondo me, quest'altra forma d'arte così giocosa, superficiale,
mercantile, globalizzante, eccetera, che potrà costituire un genere a sé, insomma, una specie di sottogenere della televisione, non so, cosa del genere. Una volta, cioè nei famosi anni 70, c'era vivo il dibattito sul ruolo dell'intellettuale, ora forse la categoria anche è desueta, ma sì. Io le voglio lo stesso riporre questa domanda. Oggi l'intellettuale che ruolo dovrebbe avere nella società? Qual è il suo ruolo, soprattutto in questo momento? Ma l'intellettuale aveva un peso perché la classe dominante era una classe colta. E poi, diciamo, per alcuni aspetti, diciamo, fortunato allargarsi del benessere e quindi l'emergere delle masse come protagonisti della società ha fatto sì che quello che era il potere di questa classe dominante, di cui facevano parte gli intellettuali, di cui gli intellettuali erano la guida, si è diluito questo potere, e quindi diciamo non c'è più, gli intellettuali non hanno più un pubblico a cui rivolgersi, insomma sì, possono rivolgersi al vecchio pubblico dei vecchi amici, diciamo della vecchia cerchia, però non hanno più efficacia sui media, non hanno più entratura nei media, perché i media si preoccupano della massa, e quindi questa cultura di massa esclude una funzione dell'intellettuale, a meno che non sia appunto una funzione politica. Adesso abbiamo visto il caso di Sgarbi, che indubbiamente è un intellettuale anche molto fine, ma che insomma cerca, sia pure con difficoltà, di sfondare nella politica, perché in fondo la politica è l'unico modo per intervenire nel sociale oggi. Dalla ristretta cerchia della cultura è difficile indirizzare dei messaggi e soprattutto avere ascolto. Lei vede in questo mezzo di comunicazione, che è il web, che è internet, che è il popolo dei blogger, così vicino, diciamo, alla sensibilità giovanile, la possibilità, ecco, di una fuga anche in termini critici rispetto a, diciamo, l'opinione imperante legata al numero, ai famosi grossi numeri dell'odio. Certo. Ecco, io vorrei ricordare perché che nella Biennale dell'86 Arte e Scienza a Venezia inserì internet, che ancora non si chiamava così, che era appena nata, questa che si chiamava allora la rete, per mettere in comunicazione artisti di tutto il mondo. Dunque internet in qualche modo debuttò alla Biennale dell'86, dopo di strada evidentemente ne ha fatta tanta, però diciamo anche internet ha una sua audience, no? Cioè ci sono dei siti più frequentati, altri meno. Certo, c'è una maggiore libertà di scelta da parte del fruitore, e quindi può darsi che questo possa essere un canale, però insomma certo, perlomeno nella situazione attuale non è che si vedono spiragli, diciamo, attraverso cui si possa far passare con efficacia un messaggio, insomma è sempre un messaggio che poi finisce per attingere soltanto quelle poche persone o quelle, sia pure molte persone, che guardano quel sito in quanto già in partenza sono sintonizzati con quel tipo di pensiero, no? Altri non, magari quel sito quindi, di cui noi favoreggiamo, non lo guardano. Quindi la libertà di pensiero è sempre più difficile che possa, diciamo, trovare una sua strada, un suo percorso negli scenari futuri. Un suo percorso finirà per trovarlo per forza, perché poi gli intellettuali, cioè intesi non come categoria allargata, ma veramente i grandi intellettuali, i grandi scrittori, i grandi filosofi, i grandi scienziati, hanno una funzione di guida, non c'è dubbio, perché trasformano il mondo, trasformano il modo di sentire, quindi a lungo andare poi il loro pensiero si riverbera
anche su... Però insomma c'è questo fenomeno della globalizzazione, della cultura di massa, con cui bisogna fare i conti, e questo è il fatto, e la cultura non è stata preparata, diciamo, perché la cultura ha cercato di, diciamo, annettere al proprio carro, con la pop art per esempio, no? il mondo dei mass media, eccetera, ma il fatto che poi questo mondo dei mass media ha acquistato una sua fisionomia protagonistica, al di là delle manifestazioni elitarie della pop art e altro, quindi ormai è una realtà con cui bisogna fare i conti, e non saprei dire. La scuola, quale per esempio, come mezzo, come mediazione, cioè una scuola che veramente possa in qualche modo fungere da stimolo vitale per nuove generazioni. Se la scuola, certo, anche la scuola è soggetta a queste continue riforme, modifiche che a volte sono peggiorative. L'università per esempio è stata notevolmente peggiorata da queste riforme che sono state fatte, e quindi, perché appunto anche lì è prevalso il solito principio dell'audience, perché io vedo la mia vecchia facoltà di lettere a Roma si è divisa in due facoltà, facoltà di lettere rimata e poi facoltà di scienze umanistiche, che gareggiano tra di loro a chi ha più iscritti, e allora per avere più iscritti si creano dei corsi per esempio sulla moda, che va benissimo, però insomma si capisce che sono stati fatti apposta per richiamare dei clienti, no? Ecco, e quindi questo principio dell'audience è dominante dappertutto, insomma.